buongiorno a tutti. Sono davvero onorato ed emozionato nel condividere con tutti voi questo momento. Un momento di ricordo e di commemorazione che non è simbolico ma concreto. Come concreto è stato il sacrificio di tutti gli uomini e le donne che oggi qui ricordiamo. Vogliamo impegnarci per dare meritata attenzione al recupero e alla valorizzazione della memoria dei caduti dell'amministrazione penitenziaria. La scorsa settimana è stato intitolato il carcere di Termini Imerese ad Antonio Burrafato, vigliaccamente ucciso da Cosa Nostra nell'assolvimento del suo dovere. E poco prima la casa di reclusione di Noto ad Attilio Buonincontro, giusto per citare gli ultimi in ordine di tempo. Per questo voglio ringraziare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il capo del DAP, il dottor Basentini, perché ha voluto dare particolare rilievo sia nel suo discorso sia nei primi mesi in cui ricopre questo ruolo, proprio alla sensibilità che le istituzioni devono dimostrare nei fatti, nel ricordare la memoria di coloro che sono caduti servendo lo Stato. Vi dico la verità, conoscevo il corpo di polizia penitenziaria da semplice cittadino, prima poi da parlamentare, quindi molto poco. Ho incontrato molti agenti di polizia penitenziaria, ho cominciato a studiare la storia di questo corpo di polizia e ho capito che non conoscevo esattamente nulla della polizia penitenziaria. Più vado avanti, più conosco questo corpo di polizia, e più posso dire che la dignità con cui le donne e gli uomini di questo corpo indossano la divisa rappresenta un esempio per qualsiasi servitore dello Stato. La dedizione che viene messa nel lavoro. Gli agenti di polizia penitenziaria sono le prime sentinelle della sicurezza dei cittadini italiani, con un marcato tratto in più, quello dell'umanità. L'umanità degli agenti di polizia penitenziaria, di tutto il corpo della polizia penitenziaria, è una risorsa preziosa per il nostro paese. Per la sicurezza dei cittadini, prima di tutto, ma anche per il rispetto delle regole all'interno degli istituti detentivi, per la fondamentale attività di prevenzione dei rischi legati al terrorismo e alla criminalità organizzata, per la rieducazione e il reinserimento sociale dei detenuti. Quello svolto dal corpo di polizia penitenziaria è un ruolo cruciale e non dobbiamo nascondere il fatto che le donne e gli uomini della polizia penitenziaria sono stati per troppo tempo colpevolmente trascurati e inascoltati, pur rappresentando una componente cardine dell'intero sistema di giustizia nel nostro paese. E l'amministrazione penitenziaria ha infatti nel tempo pagato con un altro contributo di vite per questo cruciale ruolo che svolge, un ruolo che dovrà essere valorizzato ulteriormente, possibilmente dotandolo di ulteriori importanti competenze anche di carattere investigativo all'interno delle carceri. Quello che troppo spesso non viene raccontato è che dopo una sentenza di condanna definitiva, dopo quindi che lo Stato ha assicurato un criminale alla giustizia, a quel punto non è finito il compito dello Stato. Anzi, è quello il momento in cui comincia la parte veramente dura, quello in cui ci sono donne e uomini, servitori dello Stato, che si trovano a convivere con quel criminale quotidianamente. Convivono con la parte peggiore del paese, cercando di renderla migliore, piano piano, giorno dopo giorno. Non è un incontro di 5 minuti, di 10 minuti, il tempo di arrestare una persona e portarla alla giustizia italiana, ruolo fondamentale, ma c'è una difficoltà insita nel fatto di trascorrere anni a fianco a quelle persone che sono già assicurate alla giustizia e condannate in via definitiva, per non parlare di coloro che invece sono in attesa di giudizio e quindi vivono la loro frustrazione all'interno del carcere e spesso cercano di scaricarla su chi? Sulle persone che
che devono garantire la sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario. Oggi siamo qui soprattutto per dire grazie. Grazie a tutti gli agenti di polizia penitenziaria che sono qui, a tutti i colleghi su tutto il territorio italiano, a tutti coloro che non ci sono più e il cui sacrificio siamo qui a ricordare e onorare. Un grazie che nasce, lo voglio ribadire ancora una volta, dalla consapevolezza di questo ruolo difficile ma decisivo. Un grazie che pronuncio con emozione e stima profonda. Credo davvero che il corpo di polizia penitenziaria incarni, grazie alla forza dell'esempio, un presidio di legalità e umanità e un motivo di orgoglio per lo Stato. Uno Stato che sanziona, ma al contempo offre una seconda possibilità, che reprime, ma che stimola anche a crescere, a invertire la rotta. Quello dell'amministrazione penitenziaria è un lavoro spesso condotto nell'ombra e in condizioni disagiate, che però si è sempre realizzato a beneficio della collettività intera e al servizio degli ideali di libertà, giustizia e sicurezza, di cui tutti noi godiamo. Quello che cercherò di fare ulteriormente e di intensificare è l'impegno a raccontare all'esterno cosa succede all'interno delle carceri e quanto sia importante il ruolo svolto dalla polizia penitenziaria, perché all'esterno quel ruolo è praticamente sconosciuto. La gente quasi fisiologicamente tende ad escludere dai propri pensieri il fatto che ci siano delle carceri, che ci siano persone che lavorano all'interno di quelle carceri. Voglio raccontarlo, lo racconterò in tutte le occasioni che mi saranno date, perché la gente sappia che la loro sicurezza è tutelata anche grazie al lavoro di prevenzione, tra l'altro, che svolgono all'interno delle carceri gli agenti di polizia penitenziaria. Dobbiamo puntare con determinazione sulla promozione della cultura della legalità attraverso iniziative di diffusione e valorizzazione della memoria. Una comunità che non si fa custode della memoria è una comunità incapace di preparare il proprio futuro e di porre le basi per la crescita sociale e culturale, soprattutto dei propri membri più giovani. In particolar modo, credo sia davvero importante che i più giovani, gli studenti, abbiano la possibilità di conoscere queste storie di coraggio, storie di persone che hanno deciso di non piegarsi a minacce o a compromessi, ma che con coerenza hanno portato avanti la scelta di stare dalla parte dello Stato, della giustizia, delle regole. Storie che al di fuori di ogni inutile retorica possono davvero fungere da esempio per tanti altri nostri cittadini che scelgono di impegnarsi in prima persona a favore della legalità. Tolstoi diceva che un sacrificio compiuto per esigenza di onestà è la più alta gioia dello spirito. Vorrei che proprio questo concetto dell'impegno al servizio dell'onestà e della legalità fosse trasmesso e fatto proprio dalle generazioni del futuro. Un ringraziamento particolare va a tutti i familiari dei caduti. Immagino che il Ministero vi abbia più volte espresso il dispiacere istituzionale per quello che è accaduto e l'impegno alla memoria. Io non l'ho potuto fare prima di ora e per questo personalmente voglio dirvi che mi dispiace. Mi dispiace davvero e da Ministro farò di tutto perché la memoria venga coltivata. Grazie, perché so che tra l'altro alcuni familiari, oltre ad accettare il dolore inaccettabile, svolgono anche un impegno civile, nella società civile, di sensibilizzazione per coltivare la memoria, e quello è un impegno prezioso. Da parte del Ministero, totale disponibilità all'incontro, ad ascoltare, a venire incontro a tutte le esigenze che sono portate avanti, sia nel portare avanti un lavoro di ricordo e di memoria, sia anche laddove ci sia ancora la ricerca di una verità e di una giustizia che non sono venute fuori. Ho letto le storie dei caduti ed è incredibile quanto all'interno di quelle storie ci siano praticamente tutti i mali di questo paese, dalla criminalità organizzata, mafia,
terrorismo. I caduti sono vittime di come dicevo, di mafia, terrorismo, ma anche di delinquenza comune, ma anche a volte di semplice carenza di infrastruttura nelle carceri. Insomma, agenti, donne, uomini della polizia penitenziaria che hanno convissuto con la parte più brutta del paese, anche a livello purtroppo infrastrutturale, e che sono morti nel servizio del loro paese. La memoria degli appartenenti all'amministrazione penitenziaria, vittime della barbara ferocia, della criminalità comune organizzata, dello stragismo terrorista o di rivolte ed evasioni, ci impone di non venir mai meno all'impegno per liberare il nostro paese dalla morsa del crimine e dell'illegalità, perché solo onorando questo proposito saremo certi di non rendere vano il sacrificio dei caduti che oggi commemoriamo.